dicevamo, dicevi prima tu, gli allenatori quattro coinvolti. Sì, attualmente sono quattro tecnici. Di iscritti ce ne sono già. Sono iscritti, qualche bambino l'abbiamo, più che altro per i bambini più grandi, quelli che vanno dalla fascia 10-12 anni, però anche con la. Adesso siamo usciti adesso. Siamo intorno a una decina, però chiaramente siamo usciti adesso. Siamo usciti adesso, siamo chiaramente forse un pochino in ritardo in confronto ad altre scuole calcio, ma non è un problema. Questo, quelli che per il primo anno riusciremo a partire, sicuramente riusciremo a fare tre squadre e questo è l'obiettivo principale. Per il primo anno? Per il primo anno, sicuramente. E il fatto che siamo partiti in ritardo è dovuto solamente al fatto che ormai questo progetto è stato pensato già da parecchio tempo. C'era la necessità di mettere insieme figure diverse, perché chiaramente quando si parla del Pur, sosteniamo l'Ancona, l'Orsa, parliamo di persone che hanno tutte una stessa idea, però chiaramente l'hanno portata avanti magari in maniera diversa, eccetera. Quindi era necessario trovare una comunità di intenti su questa cosa. Quindi siamo leggermente in ritardo, ma non è un problema, perché sicuramente molti ragazzini che si iscriveranno da noi sono ragazzini che alle scuole calcio non si iscriverebbero mai, questo per tutte le ragioni che abbiamo detto prima. Quindi il nostro bacino, diciamo, è quello che possiamo in qualsiasi momento, penso, portarlo a noi. Io volevo chiedere un chiarimento per quanto riguarda il prezzo di accesso a questa iniziativa. Uno, volevo sapere in cosa consiste il kit che viene dato ai ragazzi, e due, volevo capire come avevate fatto questo conto. Cioè, io mi sono messo nei panni, magari sbagliando perché non l'ho fatto bene, mi sono messo nei panni comunque di un genitore extracomunitario, magari che stia qui e che magari ha una famiglia numerosa, ha due ragazzini che vuole mandare a giocare a calcio, vi deve dare 200 euro subito all'atto dell'iscrizione. Per due ragazzini, faccio per dire, mi sembra un costo abbastanza elevato, allora volevo capire come avevate, se magari c'è un pagamento mensile, insomma se avevate studiato qualche iniziativa particolare. Innanzitutto assolutamente sì, perché abbiamo ribadito che non è il costo che fa la differenza. Io voglio spiegare bene, perché hai fatto una domanda intelligente, secondo me. E un po' racchiude anche la polemica tra l'assessore e il nostro allenatore, che in realtà non è una polemica sterile, ma è un dato di fatto. Noi, ha detto Fabio, è due anni, più di due anni che stiamo lavorando a questo progetto e più di due anni che la Santa Sciaborza, la sosteniamo ancora, bussa alle porte di altre polisportive e ad altre associazioni che non hanno voluto sapere niente, perché non perché c'è la Santa Sciaborza, soltanto per un fatto economico. E questa è la realtà. Mi dispiace dirlo, Andrea. È una realtà. Siamo andati, abbiamo trovato subito l'appoggio ideale e logistico per l'Orsa, che l'ha sposato in pieno il nostro progetto. Altri sì, bello, che figata, ma andata a rovinare il mercato. Questa è stata la risposta di molte società europee. Quindi noi siamo tutt'altro, vogliamo essere tutt'altro. Il discorso del prezzo, capiamo che per... io non facciamo la differenza, perché sennò faremo un po' razzismo al contrario, tra, come hai chiamato te, extracomunitari, che per noi sono soltanto nuovi cittadini della nostra città, ma qua siamo in difficoltà tutti, qua siamo in difficoltà tutti. Io ho quattro figli e se devo portare quattro figli alle scuole calcio, meglio che ammazza, okay. Quindi qua la difficoltà c'è, non c'è una distinzione tra italiano, straniero, nato qui, nato là, c'è una distinzione soltanto sociale che è reale. Per fare sport anche nella nostra città è diventato impossibile, è per questo che siamo anche qua, è per questo che siamo anche qua. E quindi è chiaro che noi siamo quelli che vorrebbero uno sport sociale, ma anche a livello di carattere, di conoscere dello sport, appunto questo laboratorio, questa integrazione sociale a 360 gradi, e quindi riconoscere anche come bene comune accessibile a tutti e a tutti, ma non per una differenza di provenienza
questa cosa qua non ce ne frega assolutamente niente, ma per una inclusione sociale e quindi riconoscere anche, e da qua che si è partita al tavolo che abbiamo fatto al Ministero, al tavolo nazionale dell'integrazione, riconoscere l'istruzione, devono riconoscere lo sport, è un veicolo importante, lo dicono tutti, e quindi ha detto bene un assessore, oltre a dirlo passiamo ai fatti. Passiamo ai fatti vuol dire anche una legge cittadina o regionale nel cercare di favorire le fasce più deboli, e ripeto, ci sono anche molti, molti italiani oggi, non è una questione di straniero italiano, accessibili, farli rendere lo sport, perché se io devo andare a pagare 70 euro per un'ora di piscina, 300 euro per dare calcio al pallone e via dicendo, chiaramente non c'è la fiducia. E questo è il fulcro. Quindi noi saremo molto attenti a queste cose qua, ovviamente dall'altro lato non regalando niente, nel senso non facendo l'elemosina, nel senso aiuteremo tutti, però è chiaro che ci sono dei tecnici che già hanno scelto di venire da noi a costo zero, e questo già è un fatto eccezionale, perché il loro tempo, parte del loro tempo lo dedicheranno a noi a costo zero, i dirigenti opereranno a costo zero, e questo è sicuramente quello che andremo a fare. Poi, sorpresa però il discorso è questo, le scuole calcio adesso sulle scuole calcio che mettono dei prezzi vanno dai 250 300 euro, 250 euro, è chiaro che verremo incontro, i nostri 100 euro comprendono un kit completo, va dal completo da gioco, alla borsa, alla Kiwi, al bomber, insomma tutto quel completo, non è che parliamo solamente del calzoncino con la maglietta eccetera. Sul discorso di chi avrà più figli è chiaro che ogni volta che ci troveremo davanti a una situazione ci verrà spiegata, potremo raddrizzare il pagamento, potremo mettere per il secondo figlio sicuramente un importo più basso. L'obiettivo nostro è quello di poter accontentare tutti, è chiaro, avremo anche noi delle spese, il nostro tempo lo dedichiamo gratuitamente, il però è già stracciato, il prezzo è già comunque basso con fortuna. 100 euro l'anno vuol dire 10 euro al mese. Comunque conferma ovviamente la qualsiasi società minimo 250 all'anno. Quindi 100 euro. Questo lo so, ma io la mia domanda era, visto che è una cosa che ha tanto un interesse sociale, se ci fosse il comune che ho per dire fosse questo ufficiale, noi facciamo cerchiamo di fare il volontariato, però sicuramente c'è bisogno, se ci fosse delle risorse se avesse fatto dei prezzi un po' più alti magari il comune dava una mano, ma discorso degli impianti sportivi, cioè l'accessibilità a quello, perché quello sarà un discorso che non è oggi. No, infatti sarà assolutamente, sono d'accordo, sono d'accordo con te, perché le società sportive sennò muoiono, i gestori non ce la fanno, le utenze sono aumentate, quindi quello degli impianti sportivi anche sui discorsi dei campetti, assolutamente si deve tornare al campo dell'oratorio, guarda, stiamo lavorando su questo, perché lo sport deve essere fatto, praticato a tutti, anche in campi, cioè io sto dicendo anche adesso stesso, io ho detto, se uno individua un'area comunale dove si può pensare di metterla a posto. Ma state già dunque, se state facendo delle cose, cioè via Podesi, che è passata una vita. Cioè, comunque è giusto, invece l'impiantistica sportiva è una grana che ci abbiamo qui sopra. Poi è una risorsa, sono tutti i campi scritti, che adesso assolutamente sì, anche perché quando eravamo giovani noi ci abbiamo trovato delle formule per farlo gestire. C'è scoscrizione? Sì. Piano piano ne parliamo adesso, non è questo, però sì. Però gli impianti mettono l'accento sugli impianti. Assolutamente sì, assolutamente sì. È una cosa che è proprio tecnica, ma giusto per comprensione, poi chiudiamo il discorso economico, che normalmente i kit, quando una società le va a costare, adesso dipende poi dalla marca che prende, il kit completo normalmente ti può costare 70-80 euro. Quindi poi dopo chiaro, noi stiamo lavorando con l'ancora, perché questa cifra ci verrà ridotta attraverso appunto un patrocinio eccetera. Però diciamo che 100 euro, compreso il kit, cioè buona parte di quei 100 euro sono per il materiale. Quindi almeno il materiale vediamo come riusciamo a recuperarlo dalle famiglie.
poi è chiaro che, come diceva Fabio, cioè penso che ognuno di noi sia aperto a qualsiasi situazione e quindi è aperto anche a capire e comprendere tutti i problemi che c'ha la famiglia e trovare degli accordi. Quindi sicuramente l'idea è che nessuno vada via e tutti partecipano, quindi gli accordi sono giusto una specifica. Grazie.